magari qua metto su anche la lanternina, non è che fa un granché di luce, però perlomeno. Perché non si vede una mazza, per fortuna che ho settato un po' la luminosità un po' più del solito, che almeno si vede un po' meglio, perché sennò è abbastanza buio qua, eh. Allora, molto probabilmente è giù di qua la che abbiamo aperto. Qui da qualche parte. Qui nelle immediate vicinanze. Credo. Sì, no, ah, ma sì, ok, ci sono. Ok, allora, allora dietro ogni porta di queste qua probabilmente si cela un boss, qualcosa così. Sembrerebbe, lo schema sembra quello. Sembra di aver capito più o meno lo schema. Sì, infatti, adesso c'è un boss. Guardiano spietato, 1, 2, 3. Ah, tre di quei cosi lì, che bello. Ok, ciao. Non puoi vedere. No, voglio vedere la pistola. Con la pistola quanti danni gli faccio. Dai, io vi sto aspettando, venite giù. Stronzi. No, fa un po' vedere. Oh, 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 solo con la pistola, guarda quanti danni gli faccio. Cioè, posso stare qua con la pistola a spammare. Ecco, bravo, vieni giù. Così. Adesso non mi attacchi. Ma che stronzo, aspetta che io vado su. Insieme agli altri. Così mi possono fare una bella gangbang. Ma non credo proprio, perché io ti sparo con la pistola. Faccio fuori solo con la pistola. Oh boia. Ciao, facciamo così. Ok, sono proprio delle mezze sieghe. Merda, l'ho mancato. Preda uccisa, voilà. Calice delle origini di Ptumeru. Ok. Interessante. Poi, ah, poi continua. Fa un po' vedere cosa dice. Muffa tombale. Ah, ok, allora praticamente qua adesso dobbiamo trovare. Ma vedi, sempre qua, profondità 1. Profondità, dice. Profondità del labirinto sbloccato da rifaglia. Più alto il numero. Ah, più profondo è il sotterraneo. Ok, allora non è la difficoltà. Va bene, ci sono, ragazzi. Fa un po' vedere una cosa prima di proseguire. Torniamo al coso del cacciatore. Vediamo se abbiamo sbloccato qualcosa. Perché si sbloccano, c'è una qualche armatura che si sblocca con determinati boss. Quindi magari abbiamo già sbloccato qualcosa. La vedo dura, né, perché abbiamo proprio appena cominciato. Però non è detto, eh. Andiamo. No, infatti. Magari sulla fontanella di sopra, quella per il punto intuizione. No, ok, vabbè, niente. Perfetto. Ok, sì. Sì, è proprio quello. Speriamo che diventa un po' più tosto, eh. Sì, ma allora lo schema è medesimo, praticamente ogni labirinto avrà più o meno il suo schema e ogni volta le stanze si ripetono, tutto lì. Vedi, ascensore, porta, sblocca la via verso il boss e poi ciao ciao. Però non ho trovato la tipa con la campanella in quell'altro, in quell'altra sezione. Guarda quante belle lanterne. Buongiorno. Mi sono mancato in pieno proprio. Ok, lì c'è già la stanza per il boss, quindi di sotto. Allora, ce n'è uno che ci sta già aspettando proprio.
Non molto sveglio, a dire il vero. Ah, guarda che bello. Ce n'è uno o ce ne sono due? No, ce n'è uno. Mezzo segaiolo di uno. Ok. Koski Arcana. Tu da dove vieni? Da dove venivi tu? Sì, che allora, qui c'è una lever, una bella leva. In giro, c'è altra roba, ciao. È un po' lenta la faccia, è potente ma è un po' lenta, eh. No, proviamo il piano inferiore prima di tutto. Poi vediamo quello superiore. Ma questo qua inferiore è bello grande, eh. Allora sì, vediamo che mezze seghe, no? Questo qua conviene farlo a livello 30-40, sto dungeon qua, al massimo, eh. Perché sono veramente delle mezze. Veramente delle mezze seghe. Ah, un'altra leva ancora. Probabilmente le dobbiamo tirare tutte e due. Ciao! Dobbiamo tirarle tutte e due probabilmente, quindi... Vaffanculo, stronzo, vai via. Quello ha sbloccato qualcosa in su di sopra. Qui la l'altra anche. Dov'è che era? Qua. Vuol dire che ci sono quattro leve, probabile, eh. Si vedi, questi qua merdosci qua, gli rotoli addosso. Ah no, una gabbia è venuta giù. Ah! Ora, cominciamo, come ho detto, a fare il piano inferiore. Dopo vediamo la gabbia poi dove ci porta. Sicuramente ce ne saranno delle altre. Magari ci porta dalla tipa con la campanella. Magari. Ah no, guarda lì. C'è una scala. Qui c'è un altro di quei cazzo di cose, osceni. Ciao. No, lateralmente. Non davanti. Cazzo. Cazzo porca. Ah, questi qua droppano proprio la foschia arcana. Quindi allora è meglio farli fuori tutti, eh. Altre leve non ce ne sono? No. Per l'idea no. L'idea, no. Allora andiamo su dalla scala. Ah, ho sbagliato. Ovviamente queste non droppano una mazza, visto che sono riportati in vita dalla tipo con la campanella. Quindi ah ok, la sento la campanella, la sento. Basta. Sento, vuoi dire che quell'ascensore mi porta dalla stronza? Può darsi, eh. Può darsi, può darsi, può darsi. Può darsi di sì, può darsi di no. Chi lo sa? Ho sentito un rumore. Sembrano quei cosi invertebrati, di cos'è poi? Che sparano palle di fuoco. Sono quelli. Oh cazzo, un'altra leva. Fa sta leva. Ah!
Ah, ma allora era scesa una seconda gabbia. Possibile che non l'ho vista, la seconda gabbia? Possibile. Anzi, non possibile. È così. Ma ciao, ma guardala la stronza. Io sono venuto al piano di sopra e la stronza è lì, invece. Ah, va che vengo a prenderti, ne? Strunza, dove sei? Va. Sangue rituale. Ok, grazie. Un cannone? No! Bello! Aia! Brutta cosa! Ma io sono arrivato da lì o cosa? Sì, io sono arrivato da qui. Oh, okay. Minchia, se questo qua è già a profondità 1, mi immagino quelli a 5, quanto cazzo sono lunghi. Ok, andiamo sul balcone, va. Bello, già, nonostante sia facile come non so cosa, mi sto già innamorando di questi Chalice Dungeon. Sono tutti così, anzi saranno meglio di così. Sarà una figata oscena. No, ma qua sul balcone sto girando a vuoto. C'è un cazzo di niente. Ah no, c'è una porta qua, no? Di solito dove c'è una lanterna c'è una porta. Infatti. Allora, non stavo girando a cazzo. Ah no. No, no. Che cosa c'è qui? Un altro materiale per il rituale, probabilmente. Muffa tombale, infatti, guarda. Per poter usare poi quell'altro calice che abbiamo ottenuto. Muffa tombale. Thank you very much. Sì, ma vedi, fondamentalmente sono le stesse zone, solo che invece che andare a sinistra vai a destra, invece che esserci la luce non c'è. Cose così. Qui il piano di sotto, piano di sopra, andiamo al piano di sopra. Preferisco. C'è tutta sta nebbia. Tre fiale di sangue, grazie. Grazie. Che cazzo è quello? Pota, quanto me falti? 10. 10 fiale. Otto cane. La madonna, quante me ne sto... Ma va benissimo così, grazie, datemi fiale, va bene. Ok, allora, sto perdendo un po' l'orientamento. Ah, bene, mi sono riorientato subito, perfetto. Lì c'era la piazzetta, quindi per forza di cose dobbiamo proseguire di qua. Abbiamo una strada sola? Sì. Se l'idea si... Ok, guarda lì. Altri nemici oltre a questo? No, allora vado di pistola. Mori! Boom! Via la nebbia. Che cazzo? Ho schiacciato una piastra. Ah, guarda lì, ok. Quelle statue lì, se ci passi vicino, ti sputano fuoco. Ok, da notare. Fare attenzione a quelle statue merdosce. Ah, sì, guardalo qui. Rugiada di sangue freddo, bene.
Sì, ma avevo idea che più andiamo avanti con la difficoltà dei dungeon, più si otterranno cose interessanti, eh. Oggetti, soprattutto pietre per il potenziamento e quant'altro, eh. Aspetta un po', lì vedo qualcosa che luccica. Lì c'era qualcosa che luccicava. E c'è una. Non puoi vedere. O ho preso un abbaglio o quello lì era qualcosa che luccicava. Ah no, era la torcia che luccicava, ma che merda, mi sono fatto fregare con un cretino. Vabbè, niente. Allora, dov'era la nostra uscita? Opposta alla scala qua, ovviamente. Dove se non altro? Guardala lì. Chissà quale sarà il boss di adesso. Se sarà un boss riciclato, un boss nuovo. No, spero che sia un boss nuovo, dai. Uno mai visto. Una scala che va su, mentre di là si va in avanti. Verso dove? Verso l'ignoto! Andiamo dalla porta, dai. Mi ispira di più la scaletta. Aspetta un po'. No, non è lo stesso posto. Dicevo, cazzo, ma è lo stesso posto di prima? No, no, no. Non lo è. Dai, dai. Vabbè. Poi sinceramente non so neanche che cazzo di rune ci ho equipaggiato in sto momento. Qua che era? Più, tutte le resistenze, ok, vabbè. Buono, dai, non è male. Va bene. Va bene per adesso. Cazzo. Uno swing assurdo e sono riuscito a mancarlo, sto qua, è da notare. E marchio del cacciatore, lì un'altra porta, vedo già che io mi perdo queste zone qua. Molotov. No, te senza pietà, proprio attacco pesante in corsa, guarda. Proiettili di mercurio, va bene. Non ho ancora avuto la necessità di usare nessuna magia arcana, Da notare. Oh cazzo, ma qui è una porta, dietro una porta, dietro una porta. Aspetta un po'. Ma siamo al piano di sotto. Lì c'era la scala che conduce al piano di sopra. No. Oh cazzo, che casino, vedo già il casino qua a ritrovarmi. Ah, tu ti nascondi, ma io t'ho visto. Io t'ho veduto. T'ho veduto. T'ho veduto. Qua adesso? Oh madonna. Sempre più incasinato, eh.
Che ha tre. Ok, un altro di sti cosi. Spara con un fuciletto proprio piccolo piccolo. Vaffanculo te che ti ha inventato. Wow, una bara. Questo qua sarà un baule di quelli cazzuti. Cosa mi dai? Cosa mi dai? Dammi qualcosa di bello. Cazzo, solo sangue rituale. Ma che merda. Che merda. C'è qualcosa di un po' più sostanzioso, no, eh? E boh, perlomeno sappiamo dove conduce questa zona. Non so se saltare giù di qua o cosa. No, vado dall'altra parte. Cioè, torno indietro, in pratica. Torno indietro e vado di sotto. Qui c'è la scaletta, quindi vabbè, salto anche giù che tanto non cambia nulla. Madonna, madonna, quanto... Proprio labirinto, labirinto in tutti i sensi. Ah sì, infatti arriviamo proprio... Hai capito quelle statue di merda? Ma c'è una piastra a pressione da qualche parte? Ah sì, guardala lì, bella nascosta. Guarda lì, che bello. Mi mancavano le piastre a pressione, non c'erano praticamente nel gioco, quindi... Mi mancavano. Ma... Cazzo, non c'è niente. No, non c'è niente qua. Vabbè. Strano. Vabbè, almeno adesso ci resta una sola strada da percorrere. E questa è una cosa positiva, eh. Almeno non ci perdiamo. Ok, qua ci sarà il boss. Sì, sì, sì. Ma che bello! Ma che bello sto boss! Ah, sono riuscito a prenderlo. Arma a rischio, brutto pezzo di merda. Oia, oia, oia. Degli antichi signori. Bello. Calice di Tumeru centrale. Wow, bella la boss fight. Mi piace, anche se era un po' overpower per questo boss, ma bella. Cazzo, bella. Allora vuol dire che il labirinto, la prima parte del labirinto è finita. Questo era il livello 1. Cacchiarola, bello, mi piace. Ed è finito qua allora. Cazzo, poi guadagni punti intuizione ogni volta. Che vuol dire
che utilizzandoli in co-op o comunque durante l'online, se vuoi rifarti punti intuizione, ti fai un Chalice Dungeon e sei a posto. Sì, no, ma qua è finito. Abbiamo finito il labirinto di Ptumeru, parte 1. Bello. Bello, spero che gli altri siano un po' più tosti. Voglio un po' di sfida, cazzarola. Questo era troppo facile. Devo farlo in New Game Plus, porca madocina. Così almeno durava qualche video in più. Ok, diamo un'occhiata al negozio. Allora, armi e cose di questo genere nuove, nulla. Pistole, cose di questo genere, nulla. Armature, nulla. E magari allora la fontanella di sopra. Porco Giuda, niente. Bastardi. Cazzo, ho fatto un dungeon, non mi hanno ricompensato con niente. Ma puoi vedere? Livello 3, cuore. Rito aggiuntivo, cosa vuol dire? Glifo del calice 6993 NMIQ. Poi puoi rimuovere il calice. Si muore, rimuovi il calice, che cazzo succede? Aspetta, fammi vedere una cosa. Trova un sotterraneo del calice accessibile. Trova un sotterraneo del calice tramite glifo. Ah, vedi, questo. Ah, ok, funziona così la storia. È interessante. Vabbè, dai, lo vediamo nel prossimo video. Probabilmente vado avanti con un altro dungeon.